Yo, ChatGPT ci ruberà il lavoro. Qualunque lavoro, dite voi? Beh, non qualunque lavoro, io non ce la vedo ChatGPT a sollevare mattoni e buttarci la calce, il cemento, qualunque cosa facciano i muratori, non so con esattezza, però avete capito. Ovviamente stiamo parlando di lavori che richiedono l'uso dell'intelletto. Non è che fare il muratore non richieda l'uso dell'intelletto, però avete capito che cosa voglio dire. Perché? Perché se tu di mestiere fai qualcosa che è facilmente ripetibile in serie o che richiede di avere determinate conoscenze che vanno applicate in modo pedissequo, notare il termine pedissequo, allora un'intelligenza artificiale è tranquillamente in grado di attingere alla fonte di informazione da cui tu stesso hai attinto e magari a più di quelle forme di informazione e ovviamente più rapidamente e forse in modo più efficiente, beh, ti fa un buco di culo tanto. Perché fai un mestiere che è sostituibile, un mestiere che non è insostituibile, per l'appunto. Però la questione è che recentemente, anche l'arte è diventata una delle carte vincenti dell'intelligenza artificiale. Io ho detto ChatGPT prima, ma naturalmente non ha l'esclusiva. Hanno cominciato a creare immagini, semplicemente con l'inserimento, con l'input di una descrizione testuale, hanno cominciato a fare musica, hanno cominciato a scrivere libri. Ora, alcune cose gli sono venute meglio, alcune altre gli sono venute peggio, ma il miglioramento è evidente di mese in mese, tanto che qualcuno ha cominciato a correre ai ripari a livello proprio governativo, mentre invece in altri casi hanno cominciato a esserci delle censure. Per esempio su Spotify hanno cancellato il 7% di parecchi milioni di brani creati da un'azienda con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che è in grado di creare migliaia e migliaia di canzoni in tempi nulli, praticamente. Pensate a quanto serve a una band o a una persona, a un cantautore, per dirne una, a creare musica, metterla insieme, aggiungerci delle parole, provarlo magari con gli altri membri della band, fare gli aggiustamenti, perfezionarsi, suonarla finché non viene perfetta, poi andare in studio, registrarla, tutto questo non esiste, tutto questo casino non esiste più. C'è l'intelligenza artificiale che te lo fa in uno schiocco di dita. Perché che cosa fa l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale non crea niente, non è capace di inventare, non è capace di pensare, ma è capace di copiare, esattamente come fanno le persone. Ma mentre il cervello di una persona è una macchina imperfetta e al contempo una macchina per il momento inimitata, perché dire che ci sono delle intelligenze artificiali che hanno superato l'intelligenza umana è un errore concettuale. La potenza di calcolo del cervello umano è una cosa, ma le capacità e l'originalità del cervello umano, beh, sono un'altra cosa. Può darsi che l'essere umano non abbia mai veramente inventato nulla? Può darsi. Può darsi che l'essere umano abbia sempre solo copiato tutto ciò che vedeva intorno a sé, cambiandolo, ricambiandolo, aggiungendo, modificando e così via, finché alla fine il risultato era diverso in maniera radicale da ciò che aveva copiato all'inizio. Quindi che cos'è l'invenzione? Che cos'è la creazione per l'essere umano? È prendere qualcosa che esiste e svilupparlo e cercare di migliorarlo e dargli nuove caratteristiche finché non diventa qualcosa di nuovo. E qualunque invenzione probabilmente può essere fatta risalire alla stessa metodologia. Nello stesso modo l'intelligenza artificiale copia cose che già esistono, ma c'è un problema. Perché che cosa copia l'intelligenza artificiale? Quello che fanno le persone. Quindi l'intelligenza artificiale non è altro che uno specchio dell'umanità, ma in grado di muoversi in maniera incredibilmente più rapida, senza ostacoli, senza vincoli sociali, la necessità di nascere, crescere, sopravvivere, la necessità di adattarsi alla cultura locale, la necessità di acquisire mole di informazioni con il tempo che viene stabilito dalle nostre capacità biologiche. L'intelligenza artificiale sono numeri, sono codici, sono algoritmi. E l'unica cosa che sanno, ed è ciò di cui sono fatto, è l'informazione. Loro vengono, prendono qualcosa che un essere umano ha già creato, lo copiano, magari lo sminuzzano, lo rincollano e pa-bam! Ecco qua una nuova canzone, ecco qua
una nuova immagine, e infatti hanno avuto un sacco di problemi anche di copyright, perché l'intelligenza artificiale andava a prendere online, no? Perché il suo archivio è quello, l'internet, o quello che gli viene dato in pasto dai suoi papà e dalle sue mamme, e quindi trovava anche delle immagini magari protette da copyright o con dei soggetti umani che hanno contestato il fatto di essere presenti in quelle immagini. Oppure, tadam, eccovi un nuovo romanzo. Ora, c'è un problema con i romanzi. Io ho letto qualcosa che è stato pubblicato dall'intelligenza artificiale e devo dire che in realtà non è un granché, ma qual è il problema con la scrittura? Il problema con la scrittura è che, come tutte le forme di arte, è sfaccettata, è multiforme e ha determinate regole. Ma mentre un totale profano può vedere un'immagine generata a pene di segugio dall'intelligenza artificiale, che ha casualmente o meno casualmente una serie di colori, di forme, un soggetto da te specificato, che sono gradevoli all'occhio e quindi il risultato è buono, non sei un critico d'arte, però è un buon risultato e magari tu non ci capisci un cazzo e quindi per te è un ottimo risultato e va bene così. Ma scrivere 300 pagine di un romanzo coerente in un italiano, nel nostro caso, buono, senza errori, la consecutio temporum quindi anche solida, senza falle di logica, e che sia un'idea, diciamo, nuova, perché anche gli scrittori copiano a man bassa costantemente, comincia a essere un problema. E quindi tu leggi questi scritti che sono una roba che non sta in piedi, fondamentalmente. Perché qual è il problema? È che l'intelligenza artificiale deve prendere, diciamo, 10 miliardi di scritti che ha a propria disposizione, li deve analizzare e quindi impara la lingua, no? Questa è la lingua, queste sono le parole che formano la lingua, questi sono i personaggi all'interno della storia, questa è la storia la taglia a pezzetti, è fatta di questo investigatore, questa vittima, questo cliente, colpo di scena, questi possibili finali, prende, mischia tutto, e come nella puntata di South Park che parla del metodo di creazione delle puntate dei Griffin, esce fuori una cosa che è tenuta insieme con la colla. Però è così semplice scrivere una cosa che sia coerente utilizzando questo metodo, perché uno scrittore umano che cosa farebbe, no? Diciamo, facciamo un grande esempio classico, Angeli e Demoni o Il Codice da Vinci di Dan Brown, perfetto. Allora, il protagonista è uno studioso, perfetto, allora, protagonista studioso, l'ambientazione è l'Italia, perfetto, ambientazione Italia, il tema è opere d'arte, misteri, segreti, massoneria, esoterismo. Benissimo. Ci deve essere un colpo di scena a capitolo. Benissimo. E ci deve essere almeno una storia d'amore tra il protagonista e la bella assistente che si rivela indispensabile allo scopo di sconfiggere i cattivi. Benissimo. I cattivi sono una setta ultra cristiano ortodossa. Benissimo. Prendi tutti questi elementi e poi tu, essere umano, cominci a scrivere. E scrivendo, facendo tutto schemino, proprio da scrittore seriale, da pubblicatore di spazzatura, da ferrovia seriale, ti metti lì e cominci a scriverlo. Mentre lo scrivi, i personaggi acquisiscono bene o male una personalità, la storia si sviluppa talvolta in maniera imprevista, bisogna fare degli aggiustamenti, però tu non hai mai dubbi di star leggendo una storia coerente. E che cosa intendo con coerente? In cui i personaggi interagiscono tra di loro, parlano tra di loro, gli eventi hanno una conseguenzialità logica, non ci sono delle discrepanze importanti, perché anche gli esseri umani sbagliano scrivendo e tutto, e il risultato è un libro che ha un senso. Quello che io ho letto fino ad oggi scritto dall'intelligenza artificiale di senso non ne ha molto, ed è anche scritto in maniera dubbia, perché la grossa fregatura della lingua è che la lingua non è matematica. Non è matematica, la lingua cambia, la lingua ha eccezioni, molte eccezioni, la lingua può avere metafore, parabole, analogie, la lingua può essere strutturata in modo da
scrivere una cosa che significa esattamente il contrario di quello che si sta dicendo, e si capisce, si evince dal contesto, perché noi siamo umani e siamo in grado di capire queste differenze. L'intelligenza artificiale? No. È logico che, continuando a svilupparsi, migliorerà sempre di più. Ma io mi chiedo, uno, se mai arriverà a quel punto. Due, ed è questo il tema reale del video, che sono già 10 minuti che sto parlando e non sono neanche ancora arrivato al nocciolo. Perfetto, ottimo, vai così. Dispersività. Il problema è, perché farglielo fare? Perché, diciamo le cose come stanno, qual è lo scopo di dare all'intelligenza artificiale il compito di creare un'immagine? Una canzone? O un libro? Lo scopo è averlo rapidamente, a un costo inferiore, ma soprattutto lo scopo è vendere il prodotto. Quindi, siamo di nuovo lì, la cara vecchia fregatura del la cosa importante è il profitto. Ma l'arte, benché possa essere assolutamente profittevole, come dicono i guru del marketing degli ebook di Amazon, nelle pubblicità su YouTube, che sono tremendi, molto profittevole, questo corso è profittevole, proprio. Il problema sono i soldi, perché qualunque mezzo è lecito pur di fare soldi. Nel momento in cui fai i soldi, allora non puoi essere criticato, a meno che tu non stia facendo una cosa illegale, naturalmente, a volte nemmeno in quel caso. Ma qual è il punto? Il punto è che l'arte dovrebbe essere una prerogativa umana, ok? La vita, così come noi la conosciamo sul pianeta Terra, ha moltissime sfaccettature, ma l'arte, per quanto mi risulta, è un'esclusiva umana che abbiamo sviluppato in centinaia di migliaia di anni. Perfetto, e siamo arrivati a dei livelli, dal nostro punto di vista, che è l'unico esistente in questo momento, eccelsi di arte. Quindi l'arte, dal mio punto di vista, dovrebbe essere il conseguimento del lavoro e dell'intelletto e della dote di una persona. Il fatto che l'arte sia profittevole e quindi sia possibile renderla economicamente conveniente per il creatore, al di là della creazione di per sé, per me dovrebbe essere, e mi rendo conto di quanto sia idealista e poco concreto questo pensiero, questa mia posizione, ma dovrebbe essere secondario, collaterale. Ma in una visione del futuro in cui le macchine e le intelligenze artificiali anche soppianteranno sempre più il lavoro umano, dal mio punto di vista sarà inevitabile avere un reddito di cittadinanza universale. Chiamatelo come volete, tra l'altro ne ho anche parlato in Imboscata alla città di Mac Reynolds, un'Urania che ho lì, del fatto che sia inevitabile. Arriveremo a un punto in cui la competenza umana in tutta una serie di lavori non sarà più richiesta, non serviranno più sturatori di fogne, spazzini, netturbini, camerieri, tassisti, concierge, non serviranno più una valanga di figure, e saranno sempre più agli alti livelli, partiranno forse dal basso, ma anzi a me pare che stiano partendo dall'alto verso il basso, in realtà, perché è più semplice per certi versi, e a un certo punto molta gente semplicemente non avrà uno spazio per lavorare, la società dovrà mutare, e se la società dovrà mutare e le regole dell'economia dovranno mutare, e quindi il fatto di avere figli, perché avere figli dal punto di vista di un paese, di una nazione, naturalmente è una cosa che serve, perché serve a pagare le pensioni di quelli che sono venuti prima, serve per pagare le tasse per i servizi, serve per pagare un sacco di cose, per far girare l'economia, per far funzionare i negozi, le attività, le infrastrutture, tutto dovrà cambiare. Le persone avranno bisogno di un qualche tipo di reddito fisso, minimo, qualcosa per poter vivere. E allora le persone che cosa faranno? Ci saranno sempre meno persone, e queste poche persone saranno in un certo senso schiacciate dalla loro stessa creazione, che sostituendola nella maggior parte dei campi li renderà inutili. Non c'è niente di peggiore per una persona che essere inutile, che sentirsi inutile, almeno io parlo da uomo, naturalmente, ma immagino che questo discorso valga un po' per tutti. Quindi le persone a che cosa si dovranno appoggiare, che cosa dovranno abbracciare per dare uno scopo alla loro vita? È logico che se uno vorrà avere un pezzetto di terra e coltivarlo per sua soddisfazione personale, sarà una cosa legittima, non c'è niente di più nobile di lavorare la terra, lo dico da uno che ha vissuto in campagna per la maggior parte della sua vita e che sa la fatica di
allevare animali, di zappare la terra, di tagliare gli alberi, quanto è faticoso, ma allo stesso tempo quanto può portare soddisfazione nel momento in cui da quello non dipende la tua vita e quindi ti ammazzi. Questo vale per qualunque lavoro. Ma secondo me l'uomo dovrà tendere all'arte. In tutte le sue forme, probabilmente nuove forme nasceranno. La creazione dei videogiochi, la stesura di romanzi, la composizione di brani musicali, la creazione di quadri o di opere d'arte di ogni forma e specie, dimensione, colore e qualunque cosa vi venga in mente, secondo me potrebbe essere un futuro, probabilmente remoto, se mai l'umanità sopravviverà, per l'umanità stessa, per l'appunto. E quindi a che scopo invece di creare un'intelligenza artificiale o studiare l'intelligenza artificiale o sviluppare l'intelligenza artificiale basandosi sulla necessità più miserevole dell'umanità, cioè i lavori più sporchi, più faticosi, più usuranti, con il più alto tasso di morte sul lavoro o di contrazione di malattie legate al sviluppo di patologie legate all'ambiente lavorativo, perché non fare quello anziché far scrivere il bestseller Amazon identico a qualunque altro romanzo di Sherlock Holmes giallo con investigatore maledetto ma geniale eccetera eccetera, tutti uguali, che sbancherà su Amazon la prima metà di quella giornata e poi l'altra metà della giornata ne sbancherà un altro che sarà l'ennesimo romanzetto rosa coi licantropi, i vampiri, le mummie col pene eretto e tutte quelle cose lì. Perché sprecare e svilire una risorsa incredibile e a noi esclusiva come l'arte? Imparare a suonare uno strumento, imparare nuove lingue, anche se ci sarà l'intelligenza artificiale e che ti traduce tutto in automatico, la bellezza di imparare una nuova lingua, di poter parlare con i parlanti quella lingua. Volete mettere, no, la capacità di prendere la bicicletta e di fare il tour della montagna o di saper correre la maratona, perché anche lo sport può essere arte in un certo senso, la capacità di scrivere una storia e riunirsi in un salotto con altri appassionati di scrittura e leggere le proprie storie come si faceva magari nel 7-800 tutti insieme, e non scrivere la storia soltanto per poterla pubblicare, soltanto se la casa editrice te la seleziona, perché è sufficientemente profittevole da poterla distribuire e forse fargli quadrare i conti a fine mese pure a loro, poveri cristi, e tutto, ma scrivere delle storie e usare il rapporto con gli altri per migliorare. Cioè, volete mettere fanculo telefono? Volete mettere tutto questo fatto dalle persone? Volete mettere la bellezza di avere, non lo so, un giardino che è come un'opera d'arte, no? Come i karesansui, scusate la pronuncia giapponese tremenda, i karesansui giapponesi. Volete mettere la capacità di creare un modellino con le proprie mani o di girare un cortometraggio con le proprie mani e imparare nuove cose sull'uso delle luci, delle inquadrature, dei tagli, la stop motion, le capacità attoriali. Tutto è troppo lungo l'elenco per essere esaurito in un video, ma anche in molti video, perché uno dovrebbe conoscere tutto e nessuno conosce tutto, ed anche quella è la bellezza. Invece no, il nostro punto è conoscere tutto e non conoscere niente, perché noi non possiamo conoscere tutto, non siamo fisicamente e biologicamente programmati per conoscere tutto. Possiamo fare del nostro meglio. Questa tendenza verso l'intelligenza artificiale, così com'è in questo momento, è una volontà di conoscere tutto e saper fare tutto, ma con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, quindi singolarmente, individualmente, non sapere nulla e non saper fare nulla. Arriverà un momento distopico da questo punto di vista in cui appunto sarà sufficiente affidarsi a ChatGPT, per dire, per fare qualunque cosa, e quindi noi non impareremo nulla. Il nostro cervello si atrofizzerà e quella sarà la fine dell'umanità. Non robot assassini, non droni che sganciano nuvoli di bombe intelligenti, e probabilmente non la catastrofe climatica, non la guerra, non la fame, non la malattia, ma la morte della mente. Perché l'uomo, inteso come umanità naturalmente, perché adesso dire uomo è divisivo, perché l'uomo senza la sua mente non è niente, e ha disimparato nella maggior parte dei casi l'arte del sopravvivere,
l'arte dell'animale da cui discende, l'arte degli animali che vivono nel mondo, tranne qualche animale domestico, l'arte di sopravvivere, che è l'unico scopo della vita. Sopravvivere, riprodursi e poi morire, e i tuoi discendenti perpetueranno la tua specie e, in minima parte, la tua esistenza e la tua coscienza. No, noi quello non lo facciamo più, noi ora viviamo. Se ci togliete l'intelletto, se ci togliamo l'intelletto, lasciando la nostra mente atrofizzarsi e smettendo di imparare, di capire, di cercare di migliorare, quella sarà la nostra fine. Quindi vale la pena affidare a un'intelligenza artificiale l'arte? Secondo me, e direi che è abbastanza evidente da questo video molto confuso e prolisso, ovviamente no. E qual è la vostra opinione in merito? Che cosa ne pensate? È molto meglio farsi fare il compito a casa da scuola da ChatGPT? O magari imparare qualcosa? Perché lo so che la scuola può essere tremenda a volte. Troppi problemi, troppa pressione. La pressione sociale, la pressione delle aspettative della famiglia, la pressione delle aspettative degli insegnanti, tante materie di cui magari molte cose non ci interessano, lo sviluppo ormonale, la crescita in generale, ci sono tante pressioni, tante limitazioni, e la volontà di semplicemente uscire e vivere senza stare seduti in un banco di scuola. Ma siccome dobbiamo farlo, per come è strutturata la nostra società in questo momento, tanto vale trarne qualche cosa. Tanto vale provarci, perlomeno, e un domani essere degli esseri umani e non dei soprammobili per l'intelligenza artificiale.